cosa chiederà il sindaco al ministro? Il ministro viene a Napoli nella sede della prefettura e io come componente effettivo del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica ovviamente sono stato convocato e ci sarò. Ma io farò un discorso molto netto e molto chiaro. Napoli si sta risollevando da sola in tanti campi, alcuni li abbiamo citati adesso: la voglia di vivere, la cultura, il turismo, attività imprenditoriali, start-up, insomma le tante cose di cui spesso parliamo. C'è un tema che preoccupa tantissimo la città, è quello della sicurezza. La sicurezza è uno dei compiti che anche chi opta per riforme federaliste, la sicurezza è un compito dello Stato, è uno dei compiti principali dello Stato, quindi del governo centrale, quindi della prefettura e delle forze dell'ordine. Io parto da una premessa e dirò anche al ministro: io ringrazio sinceramente e sentitamente le donne e gli uomini delle forze dell'ordine di Napoli che fanno un lavoro difficile, complicato, rischiando anche la pelle con poche risorse e pochi mezzi rispetto a una città come Napoli. Quindi c'è bisogno di rinforzi. Rinforzi significa più qualità investigativa, più pattuglie, soprattutto perché in altri casi il Ministero dell'Interno ha mandato rinforzi considerevoli. Penso al Giubileo a Roma di questi tempi, ma penso anche all'Expo di Milano, dove addirittura da Napoli furono mandati in sostegno, togliendoli alle indagini sulla camorra e al pattugliamento del territorio, personale delle forze dell'ordine. Allora oggi, evidentemente, se Napoli è effettivamente una delle città più importanti d'Italia, per me lo è, ma non penso solo per me, credo che se c'è un momento di difficoltà, e oggi a Napoli sul tema degli omicidi, della sicurezza, c'è un momento difficile, credo che sia giusto che il governo nazionale faccia quello che la Costituzione gli chiede di fare. Però diciamo che rispetto forse a quanto dicevamo una settimana fa, forse un'attenzione rispetto magari anche a quello che era stato l'allarme lanciato proprio anche attraverso le nostre frequenze, un po' si comincia a sentire un po' più la vicinanza dello Stato? Ma guardi, allora ripeto, ho detto quella cosa che non era una premessa scontata. Le forze dell'ordine fanno un gran lavoro e negli ultimi tempi, non negli ultimi giorni solamente, si vedono anche di più nei nostri quartieri, la sera, la notte, si vedono. Siccome è in atto una recrudescenza omicidiaria e una lotta tra bande criminali che si vogliono atteggiare a nuovi leader camorristici, è evidente che questo va stroncato sul nascere, in modo che la magistratura possa rapidamente individuare i colpevoli e assicurarli alla giustizia, e la polizia, i carabinieri e la finanza rassicurare complessivamente la città con una maggiore presenza. Io per esempio da parte mia ho anche chiesto già da un po' di mesi, ma non sono riuscito ancora a ottenere, di avere una deroga al patto di stabilità asfissiante per poter far scorrere le graduatorie, ad esempio assumere un centinaio di poliziotti municipali che tornerebbero molto utili. Avremmo addirittura i soldi per poterlo fare con il risanamento dei conti che noi autonomamente abbiamo fatto nel comune di Napoli. Poi rispetto a qualche mese fa si sono fatti passi avanti, per esempio sulle lotte, sui territori, tante fiaccolate, tante associazioni, parroci, tanti impegni che anche noi abbiamo messo in campo sulle politiche sociali, le educative territoriali, i punti di riferimento pomeridiani, le scuole aperte di pomeriggio. Insomma, questa è una città che sì, c'è l'omicidio, ripeto, che ci preoccupa, certo, però c'è una vitalità, come dicevamo prima. Allora questa contraddizione ci fa un po' male. Chiediamo allo Stato questo: siccome Napoli da sola si sta riscattando, sta vivendo una stagione di risveglio civile che non aveva mai vissuto, stateci maggiormente vicino in quelli che sono i compiti dello Stato, e credo che sarebbe una bella pagina di collaborazione istituzionale.